Con questo video oggi voglio insegnarti la corretta gestione di 1200 in qualsiasi stile. Tolti i misti, è una cosa un po' a parte. Ovviamente seguimi così non perderai altri video. I 200, che siano a dorso, che siano a stile, o rana o delfino, hanno sempre una gestione molto simile. Lo sforzo muscolare ovviamente è diverso e bisogna arrivare predisposti alla gara per poterlo supportare. Nei 200 la gestione classica è quella denominata 1-4-3-2, perché il primo 50, che sarà la velocità detta 1, sarà quello più veloce. Avremo la spinta dal muro, saremo freschi. Quindi forzarlo troppo e cercare da subito di avere una velocità molto elevata sarà controproducente perché ci porterà ad avere una stanchezza maggiore verso la fine. Tolto il primo 50, quindi che noi dovremo nuotare nel modo più morbido e più efficace possibile però, gli altri 3 da 50 che rimangono vanno interpretati in una sorta di progressione. Ovviamente sarà difficile fare una gara che sia realmente in progressione per la stanchezza, perché poi ci troveremo troppo indietro. Ma la gestione mentale e fisica che noi dobbiamo avere per affrontare questo 200 deve essere fatta così. Quindi, levato il primo 50, al secondo improntiamo una progressione che sia magari forzare un po' più le braccia, poi mettere un po' di gambe e chiudere l'ultimo 50, perché è la fine della gara. Ogni gara va interpretata, non si può fare una gara a sé, perché una gara non è una prova a tempi e non si è da soli. Quindi bisogna sapere interpretare quello che ci accade intorno. Per cui l'attenzione fondamentale è gestirla bene, ma non lasciarsi troppo indietro e quindi non trovarsi fuori gara. Come sempre, se ti è piaciuto il video, scrivimelo nei commenti e non ti dimenticare di seguirmi.